Sono partiti inoltre 300 da Cagliari e dintorni alla volta di Ancona con alcuni pullman per manifestare davanti al Palazzo della Regione dove si è riunita la quarta commissione sanità. All'arrivo ad Ancona, in piazza Cavour, di fronte al Palazzo della Regione, i manifestanti della provincia di Pesaro si sono uniti ai vari comitati provenienti da Osimo, Fabriano e Materica e da altri comuni interni del Maceratese. Ma dopo giorni di lotte, comunicati, riunioni e di comitati pro ospedale e cittadini, nel tardo pomeriggio la grande delusione, con un voto di maggioranza, la quarta commissione ha approvato la proposta della giunta Ceriscioli che adegua le case della salute ridefinite ospedali di comunità. Con questa adozione si porta a compimento la riduzione della frammentazione ospedaliera sul territorio dell'entroterra e la riconversione delle strutture di Cagli, Pozzombrone e Sasso Corvaro. Questa decisione non ha minimamente tenuto conto di un altro voto all'unanimità scaturito sabato 9 gennaio dall'Assemblea di Aria Vasta ad Urbino con 55 sindaci pesaresi che chiedevano di ripristinare tutti i servizi già presenti fino al 31 dicembre negli ospedali dell'entroterra. Dopo il voto è seguita tra i manifestanti una lunga protesta durata oltre le 20. I lavori della commissione sono iniziati verso le 16, ma i sindaci pesaresi e quelli delle altre province che avevano chiesto di essere ricevuti per consegnare il documento al presidente Ceriscioli e dalla commissione approvata ad Urbino dai 55 sindaci non sono stati fatti entrare nemmeno nel palazzo. Su insistenza del consigliere Pier Giorgio Fabbri di 5 Stelle sono stati ricevuti dallo stesso in una sala al primo piano ed è subito trapelato che il presidente Ceriscioli si sia immediatamente irrigidito a qualsiasi apertura definendo il documento di Urbino improponibile. A quel punto la manifestazione si è riscaldata ed i presenti invece di ritornare alle proprie città sono rimasti a rumoreggiare con slogan e megafoni sotto le finestre dove era riunita la commissione. Mentre scorreranno le immagini dei cori e della protesta, proponiamo anche interessanti commenti di due sindaci, quello di Osimo, Simone Pugnaloni, e Cesare Martini di San Severino, ed infine la comunicazione alla gente del sindaco di Urbino Maurizio Gambini e del sindaco di Cagli Alberto Alessandri. Cesare Martini, sindaco di San Severino Marche. Apprezziamo il documento dei sindaci delle pesaresi, estremamente importante perché forse potrebbe essere una battutaccia la mia, però credo che la gente la capisce bene perché se mia moglie mi dice che sono un becco devo crederci, per cui se me lo dicessero altri magari ci penso bene, quindi credo che il presidente quando si sente dire a casa certe cose, quindi annullare decisamente tutte le delibere prese in merito alla riforma sanitaria, perché questa non è una riforma sanitaria, sono tagli e discriminazioni sul territorio, quindi l'esempio di Pesaro credo che debba essere apprezzato e seguito. C'è anche un'altra proposta. Sì, io intanto ringrazio anche io. E lei è il sindaco? Sono Simone Pugnaloni, sindaco della città di Osimo. Ringrazio i sindaci del pesarese per aver dato dimostrazione che i sindaci stanno con le città e con i cittadini e non con il partito quando si parla di argomenti delicati come la sanità. Il presidente della regione ci aveva promesso di condividere con noi le scelte future della sanità marchigiana, invece dalla mattina alla sera ha fatto scelte non condivise e non concertate con le comunità interessate. A questo punto ci resta solo la via di attendere il 22 gennaio il responso della sospensiva del TAR e poi andare al referendum abrogativo. Ci sono i numeri per farlo indire, ci sono i numeri per vincere la battaglia. Come si fa il referendum? Il referendum può essere indetto se ci sono 20 consigli comunali che lo richiedono o 20.000 firme. Elettori e quindi 20.000 firme oppure due consigli provinciali. Sembrava noi della Val Musone con gli amici dell'entroterra delle Marche e della Montagna potevamo farlo indire, avevamo un po' più di timore poi per vincere la partita. Adesso che ci sono 55 sindaci del pesarese sicuramente la partita si può vincere.
siamo qui, facciamo merenda insieme, dai! Abbiamo portato il nostro... Non volevano, hanno detto che il nostro documento non era ricevibile. Cioè, io credo che, io dico sempre, nella vita basta conoscere le persone. Abbiamo conosciuto un presidente veramente pessimo, e Traversini, che è uscito da questa porta. Gli ho detto, il sentimento che vi deve pervadere è solo la vergogna di non ascoltare. Ecco, questo è quello che diceva giustamente la rappresentante della commissione, la vicepresidente, e che praticamente il non aver ascoltato non è mai successo, io credo, nella storia della democrazia, non di questa della nostra regione, che non è stato ascoltato neanche un rappresentante, non di un gruppo di tutti i sindaci. Questo è. Lasciate le fasce e dimettetevi. Cioè, faremo comunque delle azioni forti e speriamo che non c'entri la politica, ma che c'entri solo il bene dei cittadini. Che si sveglino i cittadini, però. Che si sveglino. Dai. Niente di nuovo, abbiamo cominciato con le bugie e le menzogne, abbiamo finito con le bugie e le menzogne. Anche stasera, di fronte a 10, 12, non so quanti sindaci eravamo dentro, è venuto giù il presidente della commissione, abbiamo deciso di ascoltarvi. Va bene, quando? Non prima di andare, non dopo aver votato, certo, prima, ma tanto stasera non si voterà, perché andremo oltre. Hanno votato, non ci hanno udito, è tutto bello. Ennesima. Nome? I nomi. Nome, il presidente, è venuto giù il presidente in corso, il presidente Volpini. A casa del presidente, a casa. Quindi niente di nuovo. Non caschiamo nella trappola, ragazzi. Facciamo fronte comune e da domattina mettiamoci in moto per abrogare questo scandalo che è stato approvato stasera.